Inizia con una sconfitta il cammino dell'Amen Scuola Basket Arezzo nel difficile campionato di Serie C Gold. In trasferta contro l'ABC sull'edificio Manetti, sconfitta per 81-69 per la squadra di Coach Milli. Privi di Verdiani e di Scali, i ragazzi della formazione locale allenata da Paolo Betti hanno guidato sempre il match, salvo una breve parentesi nella seconda frazione a favore dell'Amen SBA. Dopo una prima parte di gara in sostanziale equilibrio, nella ripresa Delli Carri e compagni hanno allungato, difendendo poi la doppia cifra di vantaggio nel periodo finale. Ottima la prova di Pucci, che si è presentato al pubblico castellano con una prestazione da 26, più in generale prestazione positiva per l'intera formazione di casa. All'inizio della seconda frazione, sul 20-13, Castelli argina sul nascere la fuga castellana impattando a quota 24. Coach Betti chiama timeout e rientra proprio il capitano a riportare i suoi sul più 4, 28-24. Arezzo non molla e trova prima la nuova parità con Calzini e poi il sorpasso a firma De Bartolo dalla lunetta, 30-31. Sulla sirena però sale in cattedra Terrosi, tripla del più 3 e tutti a riposo con il nuovo vantaggio del solettificio Manetti. La BC cambia marcia, allunga e Pucci firma il più 10. Arezzo si mantiene in scia con De Bartolo, ma Pucci ha una sentenza, 51-42. Doppia cifra di vantaggio grazie ad Ali, che diventa poi più 12. Si va all'ultimo riposo, 59-49. Il botta è risposta dall'arco tra Belli e Rodriguez, inaugura la frazione finale, 65-55. L'esterno gialloblu mostra la mano più calda, ribadendo a distanza ravvicinata per il più 15, 73-58. L'ABC ormai in controllo e ha difeso la doppia cifra di vantaggio. Arezzo ha tentato più volte di riaprire il match, ma il più 11 a firma Zani quando partono gli ultimi 90 secondi dà il via alla festa della formazione di casa.